Continua a soffiare il vento in tutta la provincia aretina e continua a soffiare anche in Valdichiana. Ad Albergo ormai sono 4 giorni che numerosi cittadini non hanno più corrente elettrica. Da giovedì alle 16. E come vi siete attrezzati? Ci siamo attrezzati autonomamente trovando un gruppo elettrogeno, perché qui praticamente senza luce è impossibile sia lavorare che mantenere anche gli alimenti in condizioni decenti. Quanto è stato il danno che avete? Grosso, grosso, perché i clienti non possono consumare, a parte le cose che sono in bottiglia, che non hanno bisogno di frigorifero, molta gente è dovuta andare via. Vi siete informati quando ritornerà la corrente elettrica? Cosa vi hanno detto? Non ci hanno detto niente. Ora stanno parlando ancora di 2 o 3 giorni, quindi siamo a domenica, quindi non lo so, spero che non sia vero, perché insomma ecco. Sarà un risarcimento per il danno che avete ricevuto? Ci siamo informati, però non ci hanno saputo dire niente, ci hanno detto fateci causa. Ecco, io ho sentito dire che bisogna fare causa all'Enel, io credo che non ne valga la pena, perché tanto andrebbe a finire una bolla di sapone. Noi dobbiamo lavorare, e così non si può continuare neanche a lavorare, perché insomma anche col gruppo elettrolico parecchie macchine non vanno, sicuramente c'è bruciata la centralina dell'allarme, quindi è una spesa ulteriore. Oggi verrà il tecnico, insomma, dopo il danno anche la beffa. Noi è da giovedì pomeriggio che siamo senza luce, è toccato andare a prendere un gruppo elettrogeno a noleggio, che costa, tra noleggio e gasolio tutti i giorni ci costa diversi soldi, però prima di dover tenere chiuso meglio fare in questo modo, anche per tutta la roba nei congelatori e tutto, prima di buttare via tutto. Tocca fare così. Sapete quando verrà ripristinata la corrente elettrica? No, perché sembra che non lo sappiano neanche loro, perché dicono che non c'hanno troppe squadre in giro, non sanno quando manderanno qualcuno e noi non siamo una priorità, e quindi tocca aspettare. Ci sarà un risarcimento per questo danno? Loro hanno detto che il risarcimento verrà effettuato entro 2 mesi in bolletta, però voglio dire, come fanno a quantificare loro il risarcimento? Come fanno a sapere i miei danni? Quanti giorni è che senza luce a casa? Da venerdì, mi pare, da venerdì alle 10. E cosa le hanno detto? Quando la rimetteranno la luce? No, qua in su c'è avuto il sindaco, c'ho un cognato che sta lì in quella palazzina e nella carrozzina, e ancora non si sa. Sono anche a freddo, senza gas? No, anche lui ci ha messo un generatore. A spese vostre? Ma sai, capisci? Un danno anche. Altro che se fa, se è un danno.